emoziona questo applauso e questo calore del pubblico milanese? Beh, sai, certo. Intanto devo dire che io ho girato nell'Anteo prima di una delle sue numerose reincarnazioni e moltiplicazioni, e quando ancora c'erano delle sedie di legno che lo facevano la location ideale per una scena ambientata in un cinema nel 1943 a Milano. Ho girato una scena con Zenta. Sangue pazzo? No, sangue pazzo molti anni dopo, e già l'Anteo era diventato, aveva moltiplicato alcuni pani e pesci, non ancora come quelli di oggi, ma insomma parecchi. No, era Notte e Nebbie. E quindi è una sala a cui sono affezionato per quel ricordo. Poi l'ho vista, anzi Gianni, pensa che nel 74 mi pare ho collaborato con Walter Alberti, Gianni Comencini della Cineteca Italiana, e abbiamo organizzato qui insieme ai miei compagni d'università, abbiamo portato a Milano la Quinzaine del realizzatore di Cannes, facendo vedere tutti i film che quell'anno erano passati a Cannes, e quell'anno il grande film evento che aveva addirittura fatto impallidire quelli del concorso era Il viaggio dei commedianti di Angelopoulos, quattro ore di film. E quindi sarei anche un veterano dell'Anteo. Lionello Cerri, che è il produttore del film, mi dovresti dare una tessera, eh? Che dici? No, poi Marco Tullio Giordano che tessera, torna a Milano. Un vitalizio, come dici? No, Marco che torni a Milano, che giri a Milano, che sei qui a presentare il film. Appunto, è minimo. Io sono un caso di immigrazione al contrario. Di solito si viene a Milano, invece io me ne sono andato. Perché quando, all'inizio degli anni 70 io volevo fare il cinema, non conoscevo nessuno, non c'era alcuna possibilità di farlo qua. E quindi sono andato a Roma, dove poi sono rimasto anche così abbastanza felicemente fino a un certo punto. Però tant'è vero che adesso sei qui, diciamo. No, poi tornando qui, cosa vuoi? Il nord ha un grande fascino. Era una delle ragioni per cui ho accettato di fare questo film, che mi è stato proposto da Lionello Cerri e dalla sceneggiatrice Cristiana Mainardi, che è qui e che salutiamo con un applauso, che perché qui è lì. C'è un livello di scrittura. Fatti vedere, Cristiana. Fatti vedere. No, è proprio che mi dava la possibilità di tornare dalle mie parti, addirittura nel campo. Ma non è troppo forte ora? No, funziona. Voi sentite bene? Ci vuole. No, che sento anch'io la mia voce odiosa. Vabbè. Non si sente. Proviamo. Adesso meglio. Va bene, allora va bene. Parliamo un po' del film, dai, perché. Allora, io faccio un paio di domande iniziali, poi sono convinto che il pubblico presente avrà voglia di approfittare di questa occasione per dialogare con te. Sì. Parto da un paio di cose molto tecniche, perché credo che poi, come sempre, soprattutto in un film come questo, il come è molto importante per arrivare al cosa. Avete appena visto il film. Io, quando l'ho visto, mi ha molto colpito nel finale, vi ricordate, la scena in cui le due donne si abbracciano? A Milano, qualunque altro regista avrebbe chiuso con un primo piano molto stretto, quasi per enfatizzare, o con una mezza figura, stando molto vicino e molto addosso ai personaggi. Tu invece questa scena chiave nella drammaturgia del film la riprendi con un campo lunghissimo, quasi allontanandoti giù in fondo e lasciando le due attrici, i due personaggi proprio in campo lunghissimo. Perché? Beh, perché mi sembra che si è costruito, si è tirato l'elastico del rapporto fra queste due donne, che partono da, perlomeno da parte della ragazza, della figlia di Torri, da un iniziale disagio, fastidio, anche sofferenza. E quando capisce di avere davanti un'interlocutrice, si sciolgono.
penso che in quel momento succede qualcosa a loro e che noi dobbiamo fare un gesto di discrezione. E quindi mi allontano, perché non c'è bisogno di raccontare, ce lo possiamo immaginare. È una cosa che faccio spesso. Non mi piace stare addosso in una specie di voyeurismo come quello che viene suggerito, per esempio, in televisione. Senta, è morta la mamma. Al primissimo piano, non ha capito bene, è morto anche suo figlio. Ah, Ciro. Non mi piace quella cosa lì, penso che il cinema debba poi suggerire, non deve rendere in maniera esplicita, appunto voyeuristica. Suggerire oppure inchiodare, perché ci sono un paio di momenti, mi viene in mente per esempio durante la scena processuale, quando lui si gira verso di lei e la camera stringe sul primo piano di lei, e poi lei guarda lui, c'è quel montaggio proprio sull'asse degli sguardi, quella... e li stringi, ed è una delle scene più forti secondo me. È un'idea che venne durante le riprese, perché naturalmente i processi, tu sai che nel cinema, difficilissimo, nel cinema americano si dicono che uno è un vero regista quando sa filmare la guerra, la scena d'amore e i processi. In questo è film, più difficile il terzo, ovviamente. Anche l'amore è difficile, perché di solito ce la si cava con loro che si abbracciano, una musichetta celestiale, invece... Quella macchina che scivola sulla mano che stringe il cuscino. Sì, appunto, ci sono tanti modi reticenti. Vabbè, adesso parliamo del processo. Processo, però c'è una tecnica per girare il processo, che è quella, per esempio, di usare più macchine da presa, perché intanto che tu filmi chi parla... Sono molto importanti i piani d'ascolto, le reazioni degli altri, eccetera. E tutta la scena del processo è stata girata addirittura con tre macchine da presa e qualche volta anche una quarta, perché grazie all'avvento del digitale oggi ci sono anche delle piccole macchine che hanno la qualità perfetta per essere utilizzata. Quindi ho utilizzato anche delle inquadrature girate dal backstage. E un'altra accortezza, che per esempio, è di fare in modo che anche se le udienze sono diverse, i personaggi è bene che siano sempre vestiti nello stesso modo, così magari puoi usare un primo piano della scena 1 nella scena 4, se no avresti dei problemi di continuity, cioè di raccordo. In quella scena che hai citato, quando abbiamo combinato l'inquadratura in cui si vede nello schermo il filmato che è stato catturato dagli agenti dei Knox, che il magistrato ha disposto di documentare quello che succede nell'ufficio di Torri, mi sono chiesto: ma che reazione può avere lui? E ho pensato che era l'occasione di descrivere un aspetto del carattere di quest'uomo, una specie di follia infantile, in cui, mentre stanno proiettando la cosa che lo rovinerà, perché è chiaro che quella testimonianza lo inchioda, anziché preoccuparsi o essere imbarazzato, lui rilancia, si gira, guarda la ragazza, come dire, visto, cosa hai perso, non so cosa hai in mente in quel momento lì. E mi è sembrata molto forte, perché lei prima è disturbata naturalmente da questa occhiata, e poi invece decide di affrontarlo. Lì per me c'è un grosso cambiamento nel personaggio di Nina, cioè fino a quel momento è stata una persona che ha abbassato gli occhi, da quel momento in poi li terrà sempre fissi. Quindi era importante per lui, e c'è proprio uno scarto anche nella recitazione di Cristiana Capotondi da quel momento, no? Almeno l'ho visto così da spettatore. Così l'hai visto, sì. Sì. Ecco, non so però, non so voi, la mia sensazione di spettatore, è vero quello che tu dicevi, insomma, però io ho avuto la sensazione che Torri, insomma, non l'avete raccontato come un mostro. E questo secondo me è uno dei pregi del film, nel senso che era forse fin troppo facile, no? Costruire il mostro e farne il parafulmine su cui additare tutte le nefandezze del mondo e del maschio, e invece è un personaggio che ha una sua, come dire, e forse proprio, è ancora più subdolo proprio per questo. Ma no? Infatti Gianni, però non so se il pubblico condivide questa mia impressione.
facciamo un referendum, tanto in Italia se ne facciamo. No, io trovo la cosa, oltre a che girare in Lombardia, l'altra cosa che mi piaceva molto di questo, del testo che ha scritto Cristiana, è che i personaggi, intanto che non si racconta uno stupro, una violenza, un assassinio che chiaramente porta tutti dalla parte delle vittime, ma una cosa molto più ambigua, al limite dell'illecito, perché molte volte questa tecnica di avvicinare, di fare delle avances in dirette per buttarla poi in cacciara, ma cosa hai capito, ma che avevo fatto niente, il piedino, il ginocchino, la manina, tutte quelle robe lì, intendiamoci, se è gradito avanti fino alla stanza da letto, ma se non è gradito ti devi fermare, no? E quindi il film ha come oggetto qualcosa di molto sfumato, di molto anche complicato da raccontare, perché se no uno potrebbe dire ma in fondo non è successo niente, gli danno 6 anni di galera, che ha fatto? E beh, ha fatto, perché ha minacciato l'integrità di una persona, è molto grave, non è come uccidere naturalmente, però è molto grave quello che ha fatto. E allora era importante raccontare non il caso estremo, come è anche già stato fatto, come ho fatto io stesso per esempio in quel film che feci per la televisione Lea, che era la storia vera purtroppo di una donna che è stata uccisa dal marito perché lei l'aveva mollato, lui era un delinquente, un 'ndranghettista, lei l'ha mollato e la cosa ha dovuto essere punita, rimessa a posto con l'omicidio. Ma questo non è una cosa così ignobile come l'omicidio, è una cosa più volgarissima, ma non è. Allora, intanto che il film avesse deciso di raccontare questa cosa a metà strada. E poi che i personaggi raffigurati, proprio per questa ragione, non sono i mostri, ma è quella specie di normalità al limite. Noi purtroppo vediamo continuamente dalla cronaca che persone apparentemente irreprensibili si trasformano molto rapidamente in mostri. Non li voglio neanche citare, perché non voglio nemmeno che in questa sala leggino i fatti recenti così dolorosi, brutti, bambini, mogli, gente che perde la testa, che non può sopportare di essere abbandonata, e allora che sono fatti tremendi. No, questo non è un uomo così diverso da tutti gli uomini, forse andrebbe curato, dovrebbe rendersi conto che ha una patologia, una compulsione. Nel film si vede molto spesso queste inquadrature con tutte le inservienti, le infermieri che lui ha molestato, proprio per sottolineare che c'è un comportamento coatto. Non gli piace nessuna di queste qui in realtà. È solo che lui deve esercitare il suo potere, le vuole vestite in uniforme, si eccita così, insomma un bambino viziato. Valerio Binasco, che è l'attore che lo interpreta e che d'ora in avanti non potrà più andare per strada perché qua si no, lo dico perché nella realtà lui è quanto di più lontano si possa immaginare da questo personaggio, una persona deliziosa, delicata, incantevole, oltre che un attore meraviglioso, ma l'ho proprio disegnato col cesello, probabilmente proprio perché è lontanissimo da lui, se no forse scattando l'identificazione in cui si riconoscono delle parti di sé, uno magari le vuole allontanare, no? Certo. Però un'altra cosa che dentro questo orizzonte di riflessioni mi ha colpito molto è il modo in cui prima la sceneggiatura di Cristiana e poi la tua regia riescono a farci percepire anche quella sorta di omertà femminile, no? Il fare il vuoto attorno a lei nel momento in cui lei si ribella, questa connivenza a un certo punto viene anche giustificata dentro il film. Lì trovo che ci fosse davvero, era proprio stare sul filo, riuscire a rendere con questa delicatezza ma anche con questa forza. Questo veramente forse
non ci sarei mai arrivato se avessi scritto io il film, perché lì avrei detto, ma non si può dire che poi le donne non sono solidali, avrei avuto una specie certo. di... mentre invece una donna che sa bene tutte le diverse sfumature e i comportamenti e che ha davanti a sé l'istinto della reporter, della giornalista che deve dire la verità, che deve scoprirla, ha fatto scrivere a Cristiana questa parte che io trovo molto importante. Primo perché non giudica male queste donne che sono omertose perché rischiano di perdere il posto, sono dipendenti, questo fa capire molto bene quanto sia qualcuna legato. Qualcuna anche connivente forse? Qualcuna sì, ci sono diversi gradi di connivenza, c'è la paura, chi vuole accomodarsi, chi è in una posizione che sta lì per essere promosso e quindi rischia poi di fare come nel gioco dell'oca, molti passi indietro. Un po' tutti i comportamenti sono raccontati, però non è che non incontra anche delle donne che invece solidarizzano con lei. Certo. Per esempio il personaggio di Alina, interpretato da una brevissima attrice, Anita Kravos, è una che non capiamo bene all'inizio da che parte sta, poi si capisce che anche lei prende forza e sta dalla parte di Nina e la sostiene. Il personaggio interpretato da Vanessa Scalera, la donna che è stata picchiata da Torri, però ha raggiunto un accomodamento, ha cambiato posto, le è andata una buona uscita, ha avuto un piccolo vantaggio e apparentemente non vuole sfidare il tribunale, la popolarità, il clamore, sa che si ritorcerà contro di lei e infatti in tribunale viene messa proprio sulla graticola dall'avvocato difensore di Torri. E però poi ha il coraggio invece di andare a testimoniare. L'attrice che lo interpreta è un'attrice magnifica, Vanessa Scalera, molto molto brava. Ma non solo, trovo che uno dei pregi maggiori di questo film sia nella precisione del cast, nel senso che non c'è solo bravissima Cristiana Capotondi nei panni della protagonista, ma pensate a tutto l'insieme di personaggi apparentemente minori, non protagonisti, dal prete di uno straordinario Bevo Storti, che credo sia veramente un personaggio efficacissimo per come lo fa lui, per come l'avete. Ma poi ricordiamo Adriana Asti. Certo, Adriana, attrice meravigliosa. Ma io trovo che è molto brava anche la segretaria di Torri quando fa quella telefonata orrenda per dire sì. che la licenza. Cioè, è molto importante in un film un grande equilibrio, un'omogeneità nella qualità dell'interpretazione di tutti gli attori. Questo in genere viene un po' sottovalutato perché si buttano molti soldi per pagare molti protagonisti certo. e poi dopo i piccoli ruoli non importa. E invece, questo me l'ha insegnato il teatro, una scena può crollare se entra uno che deve dire il pranzo è servito e lo dice male. Lì si scolla l'attenzione dello spettatore, mentre invece se tutto il cast ha una qualità, una precisione, l'effetto è molto diverso. Infatti io perdo un sacco di tempo, mi piace molto questa ricerca, anche perché preferisco, cioè lo sento anche come parte necessaria del mio lavoro, anche di scoprire attori dove magari non... anziché andare a pescare così come sai nella pescheria che c'è lì la vasca con dentro dei pesci così buccheggiati, peschi lì il tuo pesce, no, io voglio pescare nel grande mare dove ho tantissima scelta e cercare di usare ogni volta che posso anche di fare delle piccole scoperte. Per esempio in questo film la ragazza che interpreta la giovane psicologa del sindacato, che si chiama Stefania Monaca, non aveva mai fatto un film prima, una brava attrice di teatro, che mi sembra perfetta in quel ruolo. E naturalmente i grandi protagonisti, come la Adriana Asti, attrice con la quale io ho già fatto, questo è il quarto film che facciamo insieme. Ma sai, Adriana Asti è come
È come comprare una Rolls, non è che poi gli cambi i sedili, gli metti le ruote allargate, compri quella macchina e sei contento di avere un pezzo straordinario. Com'è la battuta che dice lei, le molestie un tempo le chiamavamo galanterie? No, no, dice molestie, una volta si chiamavano complimenti. Complimenti, complimenti. Sì, è una battuta in cui c'è un doppio significato. Da un lato è il modo in cui quella generazione ha metabolizzato una cosa che probabilmente sembrava impossibile da cambiare. Poi è la professione dell'attrice, che quindi ha ricevuto effettivamente dei complimenti. E poi c'è anche una specie di intenzione beffarda, perché mentre dice quella cosa lì, in realtà sta dando a Nina la possibilità, indica una strada, anche se non esplicitamente, di venire a capo di quello che le è successo. E naturalmente ci vuole una grande attrice per esprimere. D'altra parte, con Adriana, che il primo film che abbiamo fatto insieme era Pasolini, un delitto italiano, di cui tu sei stato uno scopritore, perché sei stato il primo a scriverne. Sì, forse no, anche uno dei primi che l'ha visto, perché mi ricordo una proiezione. No, il primo in assoluto. Sì. Con la tua, lui venne a prendermi con la tua auto alla stazione Termini a Roma, andammo nella sala di proiezione. Che auto era? Così mi ricordo l'anno. No, non era una delle tue auto fighe, era un'auto un po' un'auto scassata. Un'auto di produzione, sì. Scassate. Le ho sempre avute tutte scassate. Comunque, era il 95. Sì. E lì c'è una scena nel carcere minorile di Casal del Marmo, dove Adriana Asti leggeva, faceva parte di un insegnante di supporto di questi ragazzi al carcere minorile, leggeva una poesia di Pasolini. È stato il primo incontro, era una piccola parte. Poi abbiamo lavorato invece molto a lungo nella Meglio Gioventù. Dove faceva, ricordo? Dove faceva la mamma dei due ragazzi, Luigi Locascio e Alessio Boni. Abbastanza incredibili come fratelli, perché sono molto diversi, però quando un film è riuscito non te lo chiedi. Io per pararmi ho fatto dire una battuta a Firenze quando si incontrano, e lui presente dice mio fratello, l'altro soldato dice ma come fratelli, non vi assomigliate per niente, così dico, casomai qualcuno mi dice... No, ma capita di vedere dei fratelli di... Visto che hai ricordato Pasolini, un delitto italiano, posso ricordare, perché quella volta tu hai detto una frase che è una di quelle frasi che almeno a me ha cambiato la vita, che io ricordo sempre, che uso sempre quando faccio lezioni su Pasolini in macchina, perché poi uno non si ricorda. Mentre andavamo dalla stazione Termini alla sala per vedere il film, Marco Tullio mi disse, sai, Pasolini è uno di quegli intellettuali che anche quando non sei d'accordo con loro ti obbligano a chiarire a te stesso perché non sei d'accordo, e quindi ti obbligano a pensare meglio e avere un pensiero più alto. Io trovo che sia veramente una frase, a me ha colpito molto, credo che sia la chiave, e credo che abbiamo bisogno di intellettuali così, per cui non te l'ho mai detto, te lo dico adesso, ti sono grato per quella frase. Ti ringrazio che me lo fai così in confidenza senza che lo senta nessuno. ti sono molto grato. Però voglio appunto, siccome quando ero ragazzo, avevo 18 anni, Pasolini era vivo, se io penso alla fortuna di essere stati contemporanei e di aver avuto degli esempi, mi irrito per esempio quando sento dire ma i ragazzi di oggi sono svogliati, sono qui, sono... ma che esempi hanno davanti? Come possiamo trattarli con un senso di superiorità quando noi abbiamo avuto dei maestri di quell'eccellenza e non abbiamo fatto così meglio delle generazioni precedenti? Quindi sono più portato a... Vabbè, questo è un discorso lungo, sì. Ma hai citato Pasolini. Pasolini, che in quel film io ho affrontato proprio direttamente come Pasolini, ma anche nel primo film che ho fatto c'erano delle immagini, sì. Lo si riferiva a lui, il titolo del La Meglio Gioventù è rubato sia una canzone degli Alpini della Prima Guerra Mondiale, ma anche un testo, una raccolta di poesie di Pasolini. Pasolini c'è continuamente in tutto il mio lavoro, è stato per me un esempio insieme a tanti altri nel cinema, Rosi, tante altre figure importanti,
e non mi sono mai pentito di averlo scelto come maestro, diciamo la verità, non mi ha mai deluso. C'è qualcosa di Pasolini anche in Nome di donna? Forse l'orgoglio di ribellarsi, la forza di dire no. Ma per esempio Pasolini ha fatto un film, Mamma Roma, se ve lo ricordate, interpretato da Anna Magnani, un ritratto femminile eccezionale. Ci sono altre figure femminili straordinarie, la Mangano, di Teorema, la Callas, per carità, però Mamma Roma, sto leggendo una biografia appena uscita di Anna Magnani, per questo sono fresco di ricordi, e lì si elencano le recensioni che ebbe Mamma Roma. Fu linciato Mamma Roma, adesso è considerato uno dei capolavori della storia del cinema, ma quando è uscito è trattato proprio come un povero scemo, il destino quasi di tanti grandi film italiani. E Anna Magnani, come dire, sì, sa far solo quello, vorrei capire. Scusa, io mi devo alzare in piedi quando dico Anna Magnani, perdonatemi, anzi in piedi. Anche Pasolini. Allora, vediamo se il pubblico, le amiche e gli amici presenti hanno domande o vogliono interloquire con Marco Tullio. Ecco lì, c'è subito una mano. Problemi di accensione del microfono, mi pare di capire, nel controluce. Sì. Mi dica subito se è una domanda ostile che mi predispone. Assolutamente, perché sono una sua grandissima ammiratrice, ho visto tutti i suoi film. Ah, che brava. E ho un grande piacere di conoscerla. Mi però rilasso. Però qui sono in veste di presidente di un'associazione che si occupa di maltrattamenti in famiglia, di violenze di genere, e ho voluto venire a vedere questo film, a parte sarei venuta comunque per lei, ma mi fa molto piacere che questo tema sia stato affrontato proprio da lei. Avevo questa domanda. Secondo me il tema della molestia, così com'è rappresentato nella sua trama, nella sua sceneggiatura, è proprio il tema più ricorrente nella quotidianità della vita delle persone, almeno per quello che possiamo riscontrare noi, anche seguendo moltissime donne che si rivolgono ai nostri sportelli d'ascolto. Quello che non ho trovato molto, cioè non ho compreso bene, è la fine del, nel senso, nella fine del film c'è un atteggiamento di poca speranza, cioè nonostante tutto, nonostante il processo, nonostante la vittoria, cioè lasciamo uno sportello di poca speranza. Ecco, volevo capire se ho interpretato bene o non so, è una cosa. No, guardi, non è un segno di poca speranza, però è un principio di realtà. Lei ha vinto, ma in quello stesso momento, nell'ufficio di fianco, per strada, sul tram, sta succedendo, come a dire, la guardia deve essere sempre tenuta alta. Io penso che sia è un po' un finale, dicevamo con Cristiana quando l'abbiamo immaginato, un po' come Dino Risi, no? Forse Dino Risi, che era un uomo molto simpatico, molto spiritoso, molto cinico, l'avrebbe detto per dire tanto sarà sempre così. Io non penso che sarà sempre così, se tutte le donne insieme si mettono insieme, sai, sono più forti, e quindi credo che le cose cambieranno, ma cambieranno proprio se il livello di guardia rimane molto alzato. Io trovo il colmo, no? Sono lì, hanno filmato il processo, e lui mette la manina, e trovo eccezionale la ragazza, perché fa un'espressione così straordinaria, si capisce che si chiede cosa devo fare, devo far buon viso a cattivo gioco, devo fare, devo non fare, insomma è qualche cosa che ti dice che il lavoro non è finito, non si conclude così. Noi avremmo mandato col finale trionfalistico, me lo avreste rimproverato molto di più, lei mi avrebbe detto guarda, mi è piaciuto il film, però quel finale così trionfalistico, quando milioni di donne con e quindi sono. Prego. Io volevo farle i complimenti. Se si alza la vediamo. Dov'è?
Adesso mi alzo. Grazie. Hola. Mi sono alzata. Volevo dire due cose brevissime, cioè farle complimenti per la scelta dell'uomo normale come molestatore, perché l'ho trovata veramente molto acuta e si collega anche a quest'ultima frase che ha detto, cioè che non era bello finire con una scena trionfalistica che sarebbe stata un po', come dire, esagerata, perché purtroppo la cultura che produce queste molestie è una cultura talmente diffusa che difficilissima perfino da riconoscere, e infatti moltissimi uomini si arrabbiano per questa, anche in buona fede, per questa campagna delle molestie, perché fanno fatica a capirla, fanno fatica a immedesimarsi in quella che è l'umiliazione di una donna che si trova nella posizione di questa ragazza. Quindi niente, facevo un complimento da donna a un uomo che ha capito. La ringrazio. Gli uomini, sa, non è che sono irritati, cioè gli uomini mediocri che hanno sempre puntato sul fatto che quel comportamento non è censurato al punto da impedirlo. Come dice Seneca, se non c'è la legge che sia la vergogna a fermarti prima. Ecco, se non c'è la vergogna ci deve essere la legge. In Italia la legge c'è da parecchio tempo, ma non è applicata, perché è un problema culturale questo, ed è un problema che riguarda le donne e soprattutto gli uomini. È una cosa che va risolta insieme, fra l'altro, come tutte. Non si risolve niente da soli. Buongiorno, Monica. Bel film. Un dato tecnico: è stato fatto questo film prima di tutti gli eventi ultimi, suppongo, ci sarà? Gli eventi sono stati tutti costruiti ad arte dall'ufficio stampa per lanciare il film. No, però sì, è stato, no, ante litteram agli eventi. Ma da, guardi, quando avete iniziato la sceneggiatura e tutto? Dunque, 3 anni posso dire. Vorrei che tu fossi precisa, perché ho la sensazione che la domanda sia fatta. Lei è un pubblico ministero? No, glielo chiedo. Per fare un film ci vuole un sacco di tempo. Si scrive, appunto, si riscrive, eccetera. Questi, no, sono sorpresa di questo tempismo. No, guardi, secondo me siamo molto in ritardo, perché questo succede da milioni di anni, credo. Beh, complimenti di parlarne. Parlarne è la cosa più importante di tutti. Guardi, io penso che io non mi illudo che i film cambino qualche cosa, perché poi però piccoli granellini di sabbia alla fine fanno grandi dune, grandi pesi, cambiano i paesaggi, quindi penso che sia bene che in questo momento, anche magari qualche volta in modo rissoso, come un po' succede spesso in Italia, a voce alta eccetera, però che ci sia questa discussione, che sia finita questa impunità. Già soltanto il fatto che Marco Maria Torri, per dire, un tipo come Marco Maria Torri oggi ci penserebbe su 2 volte, magari poi lo fa lo stesso, però almeno dice, sa che sta facendo qualche cosa che non va bene. In realtà lo si è sempre saputo, perché ogni uomo sa qual è il limite, ogni donna sa qual è il limite, quindi l'idea di buttarla in cacciara dicendo sì, però la donna provoca, sì, però ha messo la gonna, sì, però si è truccata, sono tutte sciocchezze. Il limite è molto chiaro, ognuno dei due sa quando lo sta varcando. Però una discussione su quale sia questo limite oggi è importante, non tanto magari per una elite che ha stabilizzato certi valori, spero almeno, ma per il resto, per i ragazzi e le ragazze molto giovani
che se vedono la televisione o guardano le pubblicità sui giornali o guardano i film hanno un'immagine della donna molto arretrata. Io lo dico ogni tanto con sconcerto perché ho una certa età, ma quando ero ragazzo tutti quei movimenti giovanili mondiali hanno portato la figura della donna a assumere il posto di completa parità, dignità, intelligenza che meritava, no? Io avrei pensato che da quel punto si sarebbe andati oltre, più avanti, non di fare 10.000 passi indietro come oggi. Secondo me oggi la donna è trattata molto peggio che 20 o 30 anni fa. Anche se poi si dichiara le quote rose, mettiamo 8 ministri, donne, ma che vuol dire? È nella vita quotidiana di tutti che cambiano veramente le cose, non nella fortuna o nei privilegi di una elite. Quindi parlarne, come dice lei, e combattere coraggiosamente, perché le cose devono cambiare. Desideravo che ci spiegasse meglio la figura di quella che era innamorata invece di Torre, quella che a un certo punto, questo qua è il mostro, invece lei era innamorata, era contenta e lui invece non era disponibile. Sì, dei gusti, lei era innamorata di Torre, gli piaceva Torre e infatti a Torre non piaceva lei perché quello... Perché l'idea. C'è anche un po' il fascino del potere, no? Dell'uomo. Sì, certo, non mi sorprende che siano uomini, che ci sia anche un certo fascino, ma per l'appunto poi nel momento in cui Torri ha la preda offerta non gli piace più, perché quello che gli piace è la caccia, il sottoposto. Però è un aspetto umano, è un altro delle 10.000 sfumature di seduzione del potere. Torri poi si presenta anche come un uomo abbastanza gradevole, divertente, intelligente, sottile. La figura veramente demoniaca è quella interpretata da Bebo Storti, perché lui sa, anzi all'inizio... Don Ferrari, no? Don Ferrari, sì, voglio spendere due parole sul grandissimo Bebo Storti che... Io mi alzo in piedi. Ma mi alzo in piedi anche io, volevamo farlo simultaneamente, proviamo, uno, due, tre... Bebo. Diteglielo anzi di questo omaggio. Bebo Storti è un grandissimo attore, noi abbiamo visto in televisione dare vita a delle figure indimenticabili come il Conte Uguccione, per esempio. Non mi vergogno a dire che è una maschera eccezionale. Il cinema l'ha usato pochissimo. Il cinema ha usato poco così. Lo ricordo per esempio in un film di Francesca Comencini, anche questa è casa mia, dove faceva un personaggio anche lì sgradevole. A Bebo piace molto. Lo ricordo in Si può fare di Manfredonia con Bisio, dove pure anche lì faceva un milanese ex sessantottino diventato piccolo imprenditore, canaglia, cinico e figlio di... A lui adora fare questi personaggi così. Sì. E li sa fare molto bene, è un attore di grandissima potenza e, soprattutto perché il personaggio che lui fa non è ignaro del male, c'è anzi un'inquadratura che lo spiega molto bene, è proprio quella delle telefonate che dicevamo, chiama i testimoni, faccia la telefonata, mandi il messo, venga qui e poi viene in primo piano, viene sotto camera, nessuno lo può vedere e lì lui frana perché sa che sta facendo qualcosa di innaturale. Ora, come insegna il cinema americano, bisogna sempre che se c'è un tedesco cattivo facciamo vedere anche un tedesco buono, perché sennò... No, il suo amico Renato Sarti, no? Sì, appunto, voglio dire, la Chiesa non è tutta così, per fortuna, però è molto così. Credo che anche Papa Francesco la pensi in questa maniera, no? Si sta cercando di riformare la curia romana con tutte quelle resistenze. È un po' l'idea di quel cardinale Marcinkus, che non so se ricordate, il capo dello IOR. Chiunque di noi avesse avuto dei risparmi avrebbe dovuto affidargli a lui, perché li ha fatti rendere molto bene, però...
non era proprio una persona limpida, eccetera. Allora, la chiesa temporale, poi c'è anche però la chiesa vicina alle sue anime, alle sue pecorelle, si sarebbe detto, intimidita però dal potere, in soggezione, che però prende poi, perché niente è definitivo, e alle volte basta un atto di coraggio e cambiano le cose. Quindi ci siamo persi con Bebo Storti, vogliamo rialzarci in piedi, però? Insomma, Bebo Storti fa questo personaggio così negativo con grande bravura. Fu importante trovare la piccola gag della liquirizia, come, perché alle volte basta niente per creare un personaggio. Mi ricordo una volta Francesco Rosi mi raccontò di come Gian Maria Volonté costruisse i suoi personaggi. Parliamo di Indagine su un cittadino di sovranità in sospetto? No, parlava del caso Mattei. Disse, un giorno arrivò da me a casa, fra l'altro Francesco Rosi è il regista italiano con cui ha fatto più film. Sì, sì. Era un attore anche difficile da guidare, no? Poi ha fatto film con Elio Petri, tanti, ma con Francesco Rosi ha fatto 5 film. E diceva, a un certo momento entrò Gian Maria Volonté, camminava, faccio vedere, con i piedi un po' piatti così, perché aveva visto in un'intervista a Mattei che camminava così. Lui è partito da quello, da questa camminata. E diceva Rosi, lui costruiva quei suoi personaggi partendo da una cosa, ma anche fisica magari, un tic, un modo di stare, e poi... E mi colpì molto questa osservazione, perché tante volte invece nelle scuole insegnano l'immedesimazione, la memoria, ripensa, bambino, piangi. C'è un certo momento a Roma la mania di mandare gli attori allo zoo a guardare gli animali. Tu vedevi gruppetti di giovani attori e attrici davanti alla cosa dello scimpanzé. Dico, ma che cosa, che fate? No, stiamo studiando. Ma lo scimpanzé, fu spiritosa una che mi disse, sai, nel cinema italiano sono molte parti da scimpanzé. Ma invece spesso il dettaglio fisico, la piccola cosa che ti condiziona, e se ci pensate è vero, alle volte la piccola cosa fisica condiziona la nostra vita, no? Noi pensiamo, oddio, c'ho il naso troppo lungo, allora sto così, lo nascondo, no, ho il seno prosperoso. Cioè, alle volte le cose fisiche veramente determinano un'impostazione, sono un grande aiuto per la costruzione del personaggio. Prego. Buongiorno, anzi buonasera. Io sono molto emozionata. Scusate. Volevo ringraziarla per questo film. Penso a nome di tutte le donne, giovani donne del mondo. Grazie. È vero che se ne parla troppo poco. E io, vedendo questo film, mi sono rivista, perché ho vissuto questa storia all'inizio degli anni 2000, quando avevo appena 18 anni. E vabbè, io all'epoca non ho avuto questo coraggio di andare fino in fondo, ma con questo film può essere una... cioè, quello che voglio dire è, io mi sento di aver vinto, perché vengono fatti questi film dove si dà un messaggio di speranza, del fatto di non mollare, di andare fino in fondo a queste cose, e in un certo senso, anche se non è così perché non è successo nella vita, ma io mi sento vincitrice, come ha vinto Cristiana Capotondi, e questo è un messaggio molto importante che il cinema italiano deve dare, realizzando film come questi, dove si parla della realtà, dove si parla di questi mostri che non hanno l'aspetto di mostri,
ma sono mascherati da persone per bene e sono le persone peggiori e più pericolose del mondo. Quindi grazie, grazie molto. Grazie. Veramente la ringrazio di questa testimonianza e del coraggio di dircelo così, perché proprio quando dicevo prima è perfino tardi aver fatto questo film. Io avrei dovuto fare questo film quando avevo 7 anni, perché accompagnavo mia sorella, più grande di me, io avevo 7 anni e lei ne aveva 17, una bella ragazza, una bellissima ragazza. Passarono 2 coglioni con la in motoretta, fecero il giro così intorno a Bona, no, a Bona, perché eravamo in Toscana, non mi ricordo come dire, no, perché si tende un po' sempre a fare il dialetto romanesco quando si dicono cose volgari. No, non è neanche giusto quello, è verosimile, ma non è sempre così, in quel caso erano toscani. Bello la città, non lo so fare. Comunque io ero piccolino e trovai la cosa vergognosa, ma come si permettevano? Però ero piccolo, mi facevano anche paura, però presi un sasso e glielo tirai, mi sentì come se avevo letto Balilla, Valerò e Pietro Micca, fatto saltare tutta difesa della città, il bambino che mette il dito nella diga e così per difendere mia sorella. Credo che l'idea di questo film, per cui poi ho raccolto, nasca da lì, da quella piccola cosa che mi sembrò una violenza, un'ingiustizia, una... Non avevano cattive intenzioni, erano proprio 2 stupidoni, 2 galletti. Dunque, eravamo 7 anni, eravamo nel 1958, stiamo parlando di alcuni secoli fa, però quell'atteggiamento così da caserma, che poi protegge il gesto volgare, proprio una cosa che non si deve più ammettere, deve diventare un tabù, non si devono permettere, e non si permettono se tutte le donne proprio insieme lo dicono in maniera chiara. Allora, per esempio, voglio dirlo pubblicamente, io sono grato a una matta come Asia Argento, che tutti un po' dicono, vabbè, però... No, perché è stata coraggiosa. Lei... Facciamo pure che non gli importava niente della sua reputazione. Però l'ha detto. Tante altre non l'hanno detto. È passato un sacco di tempo. Ma non importa quanto tempo è passato. La ferita è lì. Questi sono crimini che non passano come si dice... in giudicato, valgono continuamente, perché sono delle offese alla persona. Lei ne è venuta fuori, lei ha vinto, perché ha trovato qui il modo di dirci qualche cosa, di farci capire, e sono molto fiero se questo film le ha dato un'emozione così forte e lei è riuscita a condividerla con noi. Ma non devono succedere, deve essere un tabù come l'incesto, come molestare un bambino, non si deve fare. Avevo detto di Asia Argento, mi viene sempre in mente, ve lo ricordate Boris Yeltsin, sindaco di Mosca, poi andate un ubriacone, così. Sì, però quell'ubriacone, quando c'è stato il colpo di stato dell'esercito, è salito sul carro armato, è arringato i soldati e questi non hanno sparato sul Parlamento. Allora è quello, è un eroe. Alle volte gli eroi sono imperfetti, sono maleducati, non parlano bene, però fanno quella cosa che cambia tutto. E quindi voglio dire, sono riconoscente a lei come a tutte le persone che hanno il coraggio di uscire fuori e di dire qualcosa che le compromette anche, perché uno non ha voglia di ricordare quelle cose lì, preferirebbe buttarsele via e addirittura dire non sono mai successe. Quindi veramente grazie. Buonasera. Tanto volevo ringraziare anch'io perché è stata coraggiosa. Grazie. Volevo chiedere qualche cosa sull'importanza della scelta dei luoghi.
perché a parte l'emozione di aver riconosciuto Cade le Mosche, dove sono stata più volte, io lo interpreto, la scelta dei due luoghi, la interpreto così, però mi farebbe piacere sapere se corrisponde. Il luogo che è un po' selvaggio, dove la natura è un po' selvatica, che è quello appunto di dove lei vive, in realtà è il luogo protettivo, è il luogo dove lei ritorna per ritrovare un pochino di serenità in questa situazione così dolorosa. D'altro canto, il luogo dell'istituto Baratta, così pettinato, in ordine, perfetto, tenuto bene, dove tutto è lustro, è in realtà è il luogo dove queste mostruosità accadono. Ecco, questa scelta ha anche questa ragione, questo motivo, oppure no? Mi farebbe piacere saperlo, perché secondo me i luoghi sono importanti come le persone, come gli attori in questo film. Sì, guardi, mi fa molto piacere questa domanda, perché mi permette di dire due cose sulla natura e su come la natura entra nei film, per me, diciamo, nei film che ho fatto io, e come mi piace mostrarla proprio con questo senso di dire c'è qualcosa di più grande di noi, di più forte di noi, che dovremmo assecondare, perché tutto quello che ci insegna la natura e gli animali, aggiungo, spesso sarebbe da imitare più dei comportamenti umani. Quindi aveva ragione quelli che andavano allo zoo. Forse avevano più ragione quegli insegnanti, ragione, ecco. Certo, l'ambientazione di questo film non è casuale, nel senso che se la storia si fosse svolta in una regione arretrata, facciamo proprio l'esempio, il solito Sud Italia, poveraccio, mal amministrato, con la mafia che spadrona, uno direbbe, vabbè, lì si sa. No, succede qui, nella regione più avanzata dell'Italia, più economicamente brillante, che sta costruendo, nella città più sbagliante, più europea, proprio qui continuano a sopravvivere dei comportamenti come in tutto il resto del mondo, per carità, vediamo dagli Stati Uniti, non è... E per dire, come l'ultima inquadratura, bisogna tenere la guardia alta. La Lombardia, la natura dei paesaggi della Lombardia che si vede nel film, anche perché la nostra regione spesso è raccontata per le sue metropoli, i film sono ambientati a Milano, in città, raramente ci Guadagnino si... Guadagnino adesso però ha fatto un altro film, Bassa Padana Lombarda. Ma tu dici che c'è una nuova tendenza del cinema? No, c'è una nuova attenzione del cinema italiano al paesaggio, e non al paesaggio da Belluri e cartolinesca, ma al paesaggio italiano colto con tutta la sua forza, la sua intensità, la sua capacità di contenere storie che non sono quelle che abbiamo già visto, sì, troppe volte a Roma. È molto bello lo sguardo diverso che tu e Luca Guadagnino avete su quella geografia, su quel paesaggio. Cioè, Guadagnino, che è venuto a vivere a Crema, la mia città, è siciliano, però che, e quindi viene da una terra stupenda come la Sicilia, che abbia eletto il Crema, il cremasco, come sua terra d'elezione, mi fa un grande piacere. Allo stesso tempo mi sento anche un po' spodestato, diciamo la verità. Sei scappato a Roma. No, devo correre ai ripari, devo fare due o tre film cremaschi subito per ripristinare le... però Villa Baratta non è, è a Brescia, se non... No, infatti è una Lombardia un po' immaginaria, come sempre tutte le cose del cinema che sembrano vere e poi invece sono tutte... ricostruzioni. Quella Lombardia lì è un misto di cremonese, cremasco, pavese, bresciano, nel senso che uno magari esce nell'inquadratura dalla villa Mazzucchelli, a Brescia, un paese vicino a Brescia,
entra nel giardino e invece si trova a Torre d'Isola, provincia di Pavia, come succede, e va a fare una passeggiata nelle sorgenti di Genivolta che si trovano vicino a Cremona, poi prende la macchina, fa due metri e si ritrova sul Ticino che sta di nuovo a Pavia. È sempre tutto un po' ricostruito, però c'è una cosa simile che tiene molto legato quasi tutto il paesaggio lombardo, che è il governo delle acque. Ora, retrospettivamente, sto pensando che anche questo ha un senso nel film, cioè all'origine della grande fertilità di questa pianura c'è un lavoro dell'uomo pazzesco, lo si vede molto bene dall'alto quando si possono ammirare, perché si vede i disegni sulla terra dei fontanili. Cosa sono i fontanili? Sono dei buchi enormi che venivano scavati, e non c'erano le gru, le cose, cioè scavati a mano, con un leggero invaso del campo che ha permesso la bonifica della pianura padana, ma siamo nel 2000 avanti Cristo, per permettere il deflusso delle acque e la coltivazione del terreno. Questo governo del territorio, e poi più tardi, fino all'Ottocento, come si vede lì a Genivolta nella passeggiata che fanno, dove ci sono tutti questi canali che confluiscono ad altezze diverse, perché poi vengono tutti convogliati in varie canalizzazioni che permettono poi la distribuzione dell'acqua regolare a tutto il territorio del cremonese. Questo governo delle acque, che comporta una società responsabile, cioè i villaggi che si devono mettere d'accordo, tu fai quello lì, io faccio quello lì, faccio quell'altro, eccetera, e che creano anche la coscienza di una comunità, perché se il villaggio a monte non ha fatto il lavoro, poi qui siamo in difficoltà, sta proprio alla base della fortuna di questo territorio, cosa che dimostra che sono le società che creano la ricchezza e non solo le singole brillanti furbe personalità, e che ogni conquista comporta il fatto che ci sia, che si sia formata, che esista e sia ben tutelata il concetto di comunità. Quindi il paesaggio per me rappresenta tutto questo. Una volta, parlando, io ho la fortuna di aver abitato, di stare spesso in Toscana, che anche lì c'è un paesaggio meraviglioso, è completamente diverso da quello della pianura padana, però raccontavo che il paesaggio è la prima forma di cinema. L'uomo ancora non lo sapeva, ma ha inventato il cinema col paesaggio, perché il paesaggio, vedendo le sue stratificazioni, racconta che lì ha messo i pioppi, che là invece ha messo le querce, che lì veniva bene il castagno cresce dove c'è molta acqua, il castagno può sostituire la farina, cioè racconta delle storie il paesaggio, ed è per me la prima forma di cinema. È bellissima questa cosa lì. Questa te la ricorderai. Questa me la ricorderò per la prossima volta, al prossimo film. Questa te la rubo, perché sto facendo Antonioni all'università, la prossima lezione è sul paesaggio italiano, e quindi siamo lì. Questa te la rubo. L'ultima cosa dobbiamo chiudere, e credo dobbiamo rendere un piccolo omaggio, Marco Tullio, all'interprete, di cui non abbiamo colpevolmente parlato finora, perché Cristiana Capotondi si prende sulle spalle il film, e avrete apprezzato tutti, credo, l'arco anche di trasformazione del personaggio, la recitazione della prima parte con la testa bassa, gli sguardi sfuggenti, e poi a poco il corpo, la camminata, la postura, il capo che si alza, gli sguardi che diventano più. E questo dobbiamo dare merito a lei, a chi l'ha diretta, e credo che sia doveroso chiudere con lei. No, certo, ha fatto un'interpretazione magnifica, proprio perché parte di messa, come qualcuno di indifeso, di non strutturato, apparentemente così destinato a patire più che a vincere, e invece poi prende forza, prende coraggio, trova le sue alleanze, insomma alla fine infilza il molestatore invincibile. Quindi si può fare, e lei l'ha fatto con grande poi anche disciplina. A me piacciono molto gli attori
disciplinati che arrivano, sanno la parte a memoria, arrivano prima degli altri, sono carini coi collaboratori, sono gentili con le persone umili del set. Questo per me è molto importante. Sapete che io alle volte faccio i provini, convoco gli attori, ora meno perché mi riconoscono, ma alle volte li vedevo, li facevo, ti camuffi, non ti no, li seguivo per strada per vedere come si comportavano, come camminavano quando non erano, perché è chiaro che sei alterato, no? Vuoi la parte, vuoi il regista, sei carino, sei gentile, ma dico magari invece questo è un villanzone tremendo, io non lo voglio sul set, voglio della gente che sta bene. Bellissimo. Insieme, allora facevo così, ora non lo posso più fare perché mi riconosco. Per questo dico l'ultima cosa, non voglio fare le fotografie. Prima un ragazzo me l'ha chiesto, magari ci è rimasto male, che ho detto di no. Io non voglio essere riconosciuto per strada, non voglio essere fermato, voglio entrare in un bar, nessuno sa che sono il regista, così posso spiare e poi mettere nel film. Se no tutto si altera, ah il regista, diventano tutti gentili. No, io voglio raccontargli come sono, non tutti gentili. E con questo concluderei come concludeva il babbo di Dino Risi le sue serate. Invitava la gente, dava da mangiare, poi si stufava alle 11 e allora diceva: se fossi a casa vostra andrei a casa mia.